Mi fa piacere parlare di questo tema perché credo che sia importante affrontarlo in modo critico. Cioè, ormai tutti viviamo con le tecnologie. Qua dentro penso non ci sia nessuno di noi che non ha un cellulare o qualcosa di altro. Ma con le tecnologie noi siamo messi di sempre. Era una tecnologia del libro, è stata una tecnologia la scrittura. La scrittura è stata la prima tecnologia che noi abbiamo utilizzato. Perché è una tecnologia? Perché quando scriviamo, la scrittura non è solo la traduzione di quello che pensiamo. Noi pensiamo con la scrittura. La scrittura ci pone dei legami, un modo, la struttura sintattica modifica anche il modo con cui noi organizziamo le nostre idee, i nostri pensieri. È una tecnologia. Noi siamo vissuti sempre. Secondo me, il fatto che esistono le tecnologie è perché esiste l'uomo. Dalle prime tecnologie che abbiamo utilizzato per modificare l'agricoltura alle moderne tecnologie, con sempre due elementi che riguardano le tecnologie. È troppo piccolo, si vede? Le tecnologie hanno due caratteristiche che tra loro sono contraddittorie. Dall'altro, noi modifichiamo le tecnologie con l'uso, quindi le tecnologie dipendono da noi. Se ho un cellulare, decido io quando usarlo, decido io come usarlo, decido io se infastidire in treno i miei vicini oppure rispettare gli altri. Nello stesso tempo, le tecnologie influenzano per come sono fatte. Ovvero noi dipendiamo dalle tecnologie. C'è questo doppio rapporto con le tecnologie. Possiamo noi determinarle, ma in parte ci determinano anche loro. Io con un trattore non posso fare delle cose che posso fare con una Ferrari non posso fare delle cose che posso fare con un trattore. Ogni tecnologia ha una sua affordanza, una sua modalità che mi invita a un tipo di uso. Un esempio di come noi con l'uso abbiamo modificato le tecnologie è sono i messaggi con il cellulare. I messaggi sono stati inventati per cose molto minimali. L'uso ha portato a farne il grande strumento che noi tutti oggi utilizziamo. Non era stato pensato per quello per cui lo usiamo. È stato un cambiamento che la modalità dell'uso ha portato. Nello stesso tempo noi abbiamo altre tecnologie però che ci impongono. Io ho bisogno, per esempio, di usare il tablet o altro in certe modalità. Il modo con cui lo uso dipende da come è fatto e da come è strutturato. Quindi noi abbiamo sempre questa doppia valenza del rapporto con le tecnologie, che da un lato loro ci impongono delle determinate caratteristiche, dall'altro noi però possiamo modificarle con l'uso. E penso che proprio questa doppia valenza sia quella su cui noi dobbiamo giocare. Sulle tecnologie ci sono quelli molto favorevoli e quelli molto contrari. Ormai ci sono quasi i partiti delle tecnologie, quelli che ce l'hanno a morte con le tecnologie e quelli che invece vorrebbero viverci insieme tutto il tempo. Io credo che vorrei uscire da quest'ottica pro o contro, sì o no, belle e brutte. Proprio per quelle questioni che dicevo prima, dobbiamo capire che tipo di uso farne e come acquisire una modalità critica nel rapporto con le tecnologie, sapendo che da un lato loro ci obbligano a qualcosa, ma dall'altro che noi anche possiamo modificarle. Cercherò di affrontare prima di entrare nello specifico, due questioni che secondo me sono fondamentali, ovvero come sta cambiando oggi il modo di conoscere e di apprendere? Questa è la prima domanda a cui vorrei rispondere. Il liceo che ho fatto io è valido per uno che vuole affrontare il mondo di oggi così com'è? Il modo mio di studiare degli anni 50 o il modo di mio nonno che però non studiava? Che non ha studiato, ma se avesse studiato. Cioè,
capire, ma questo non significa dire che hai giusto o che hai sbagliato quella modalità. È adatta ad affrontare i problemi che oggi incontriamo? Questa è la prima domanda che ci dobbiamo porre. La seconda domanda è rispondere a questa questione. Che tipo di professionista sarà mio figlio, per quelli che hanno 40 anni? Che professionista sarà mio nipote, dal mio punto di vista? Che professionista sarò io, per quelli che hanno oggi 20 anni? Il modo di essere professionista, ma quando dico professionista non intendo architetto, ingegnere, dottore, professionista uno che affronta una professione di qualsiasi tipo. Il modo di affrontare il mondo del lavoro, oggi, cosa mi richiede? Quali competenze mi richiede? Io penso che queste due domande cercherò di affrontarle proprio per capire poi quali sono i vantaggi e gli svantaggi dell'uso del tablet. Come cambia l'apprendimento? Io penso che da sempre apprendere abbia significato cercare di generalizzare, passare dal caso specifico alla legge generale. E apprendere significa acquistare la modalità per affrontare le problematiche che ci circondano. E quindi ha sempre richiesto la conoscenza, questa capacità di passare dalla teoria alla pratica. Un tempo questo legame era un legame più lineare nel mio modo di affrontare quando andavo io a scuola. E dalla teoria derivava in modo abbastanza lineare l'applicazione. Io conoscevo le leggi e conoscevo poi come, cercavo di capire come applicarle. Questa è stata la modalità con cui mi hanno insegnato al liceo, di cui vado fiero per quello che mi hanno dato. Questo era anche molto connesso col fatto che la formazione era la formazione iniziale. Io imparavo nei miei anni di studio, e quel bagaglio era il bagaglio teorico con cui poi affrontavo il mondo del lavoro, che era abbastanza stabile, chiaro che mi aggiornavo, però c'era una sua linearità e stabilità. Oggi prevale un approccio ricorsivo. Oggi parliamo di formazione continua, ma formazione continua non è tanto il fatto che io ogni tanto ritorno a ripensare anche agli aspetti teorici, è soprattutto che ormai tra teoria e pratica c'è un rapporto ricorsivo, ovvero io apprendo mentre lavoro, ma poi ho bisogno nel mio lavoro di allontanarmi, di distanziarmi per guardare e riflettere su quello che sto facendo. Il bagaglio che acquisisco nella formazione iniziale è un bagaglio di strumenti che va continuamente aggiornato e migliorato. Non è solo perché c'è una obsolescenza alta della tecnologia e della cultura, è proprio perché mi si richiede qualcosa che è completamente diverso da quello che era prima. Quando parliamo di società complessa, di situazioni complesse, cerchiamo di indicare proprio che non esistono più soluzioni lineari e casuali e fisse nel tempo, ma c'è una necessità di modellizzare quotidianamente la realtà con cui noi abbiamo a che fare. Cercherò poi di chiarire quello che intendo. E c'è la necessità di rappresentare a diversi livelli il mondo. Cosa significa necessità di modellizzare? E che modelli oggi sono necessari? Conoscere in fondo, possiamo anche identificarlo come costruire dei modelli che ci permettono di capire il reale. Quindi modellizzare e conoscere sono cose molto simili. Pensate un attimo a un architetto romano. Costruiva dei modelli. E questi modelli quali erano? Erano gli edifici in piccolo di quello che poi sarebbe stato fatto. Sono stato alcuni anni fa in Perù e è bellissimo vedere dei modelli che loro costruivano. Sapete che loro facevano tutti dei terrazzamenti per le coltivazioni che avevano. Avevano una competenza idraulica molto alta. Ma come lavoravano per fare queste strutture? Prendevano dei grossi massi, li sagomavano come la montagna di fronte e riproducevano sul masso, in piccolo,
i vari terrazzamenti, poi buttavano l'acqua e vedevano come l'acqua poteva correre. I primi modelli che noi abbiamo nella storia dell'uomo sono modelli olistici, sono modelli che rappresentano in piccolo la totalità. Quali sono i modelli che poi sono stati costruiti? Se voi pensate a tutta la rivoluzione industriale del Settecento, i modelli sono diventati modelli matematici. Le leggi della fisica sono i modelli della cultura del Settecento, i modelli dell'Illuminismo. Sono modelli molto lineari. Nella formula matematica è rappresentato il problema. Quali sono i modelli che oggi ci servono per ragionare? Quei modelli matematici andavano bene finché io parlavo di situazioni non complesse, finché parlavo della caduta di un solido, finché parlavo anche di mandare un missile sulla Luna, parlavo del moto degli astri. Oggi stiamo andando verso delle modellizzazioni diverse. Delle modellizzazioni in cui usiamo sì modelli matematici, ma incarnati in sistemi simili a quelli degli architetti romani o degli Inca. Faccio un esempio. Come facciamo la previsione del tempo? Ci abbiamo dei modelli matematici, ma questo modello matematico è inserito in ogni piccolo settore del mondo. E in pratica quello che noi abbiamo, quindi una modellizzazione che è graficamente è tutto il mondo, con all'interno di questa rappresentazione del mondo in ogni piccolo tassello di territorio incarnata la formula matematica che cerca di capire come evolve, ed è il rapporto tra tutti questi tasselli che permette di fare una previsione meteorologica, per sapere che il tempo è una delle cose più casuali e più complesse che esistono. Quindi, se tenete conto, noi oggi siamo a dei modelli che riprendono la visione olistica del periodo romano, ma con il contributo della matematica del 7-800. Solo che questo contributo, questa formula, è una formula che noi inseriamo in ogni piccolo tassello e facciamo dialogare tra di loro tutti i tasselli. Questo aspetto olistico è quello che caratterizza oggi la modellizzazione per risolvere le questioni complesse. L'altro aspetto, oggi noi per modellizzare giochiamo continuamente con le rappresentazioni. Cosa intendo per giocare con la modellizzazione? Che noi spesso per modelli utilizziamo delle rappresentazioni diverse della realtà. La realtà è questo che abbiamo qui, ma possiamo anche fotografarla, possiamo pure disegnarla, possiamo rappresentarla in molti modi. Se voi pensate ad esempio al ruolo che può avere un disegno, pensate a un manuale di fiori o di alberi o anche di animali, quando il disegno è molto diverso dalla foto. Nel disegno è rappresentato quell'albero o quell'animale per come dovrebbe essere, e non ne trovate uno in natura uguale a quello del disegno, perché è perfetto. Quello è un modello, è il modello di quel fiore, è il modello di quell'animale. Noi giochiamo spesso per la modellizzazione con delle rappresentazioni diverse. C'è il reale, ma ci sono le varie rappresentazioni, le immagini, le fotografie, i disegni, ma anche il modo con cui le descriviamo a parole. La descrizione a parole è un'altra rappresentazione che noi diamo. Oggi dobbiamo giocare con tutte le rappresentazioni che possiamo dare. Cos'è di differente tra oggi e ieri? Pensate semplicemente a 30 anni fa, quando la foto era la foto che dovevo sviluppare. E oggi invece potrei farla in questo momento e farvela vedere 3 secondi dopo. Non è una questione solo di velocità, è un modo con cui questi meccanismi di rappresentazione vengono cambiati. Io rappresento velocemente la realtà,
e passo da una rappresentazione all'altra della realtà velocemente. E quindi in questo modo attivo processi di astrazione continua del mondo che mi circonda. Pensate anche alla scuola materna. Pensate all'importanza delle immagini che l'importanza che può avere. Immagino la scuola materna. Lavoro su qualcosa, oppure faccio un'uscita, faccio delle foto. Un tempo prima che poi potevo sistematizzare passava del tempo. Oggi posso uscire, fotografare, riorganizzare, raccontare, disegnare, e questo con una velocità e una circolarità molto forte. Ecco il secondo livello, quello della rappresentazione, quindi modellizzare e rappresentare, ma soprattutto passare velocemente da una rappresentazione all'altra, è fondamentale. Introduco anche questo aspetto, tante volte si parla di reale e virtuale. Ma cos'è il reale e cos'è il virtuale? Il reale è quello più vero? E poi il nostro occhio vede solo certe frequenze ed è molto limitata quello che possiamo vedere. E possiamo vedere anche delle grandezze di una certa dimensione. Vedo voi, ma non posso vedere gli atomi e le molecole che vi compongono. Non posso vedere e quindi parlare di reale e virtuale penso che sia una questione su cui dobbiamo riflettere abbondantemente. Noi abbiamo bisogno nelle rappresentazioni di usare vari livelli di grandezza, dal molto grande al molto piccolo. Un tempo eravamo più orientati su certe dimensioni, oggi dobbiamo passare da scale molto diverse, dalla stringa, quindi dal piccolissimo al molto grande. Qual è il mondo reale? Faccio una serie di esempi. Per esempio, c'è stato un bellissimo dibattito al tempo di Galileo se la luna che vedeva Galileo era la luna vera. Le critiche che veniva fatta, una delle principali critiche, era che quello che lui disegnava perché lo vedeva con il cannocchiale era falso, perché non era quello che si vedeva da un minuto. Allora, ma domandiamoci, è vero quello che la luna che vediamo con il cannocchiale o la luna che vediamo a occhio nudo, o addirittura la luna che noi ricaviamo dai telescopi ad onde radio che ci danno una rappresentazione di altro tipo e che ricostruiamo al computer? Questo è un problema che dobbiamo affrontare, che si collega a quello di prima, ovvero quale rappresentazione della realtà. O ancora, qual è il mondo vero? Quello che c'è in Google Map, rappresentato in Google Map, o quello che vediamo ad occhio nudo? Ma chi di noi? Se io non ho la fortuna di andare sull'astronauta, il mondo tutto intero non lo vedrò mai. Ma è vero quel mondo che vediamo rappresentato? Capite che questi sono problemi interessanti, perché prima di tutto possiamo dare diverse rappresentazioni. Per esempio, già Google ci permette di vedere il mondo così com'è come immagine, oppure anche organizzato solo con le righe. Non so se avete pratica delle varie modalità di vedere Google. Qual è la più vera di queste rappresentazioni? Questo ci porta al problema iniziale che abbiamo discusso. Sono tutte rappresentazioni vere che funzionano bene in determinate situazioni. In certi casi è più utile vedere l'immagine come prodotto dalla fotografia. Altre volte è utile invece vederla schematizzata. E quello è un modello. Vedo solo le strade. Se io devo viaggiare, andare da un posto all'altro, se non vedo tutto il paesaggio, ma vedo solo le strade, quello diventa un vantaggio operativo. Ecco il discorso che facevo prima del modello, ecco il livello delle diverse rappresentazioni con cui dobbiamo avere a che fare. Lo stesso discorso con la realtà aumentata. La realtà aumentata, ovvero la possibilità di guardare il mondo attraverso delle lenti che ci permettono di attraversare sia lo spazio che il tempo. Guardo il Colosseo e cerco di vedere come poteva essere al tempo dei Romani. Che anche lì bisogna vedere, perché è sempre una rappresentazione, non è la realtà. Ma nello stesso tempo mi permette di comprendere meglio funzioni e luoghi.
ma sono più vere le interazioni in presenza, come questa che ho con voi, o quella che abbiamo attraverso il telefono, oppure quella che posso avere in una chat, oppure quella che posso avere in Second Life? Qual è più vera tra queste rappresentazioni? Io penso che ormai, per esempio, il telefono, ormai lo viviamo talmente incarnato in noi che è come se parlassimo così. Cioè, quando io parlo con mio figlio che sta in America con il cellulare, è come se lo vedessi di fronte. Anzi, non so se avete notato mai, quando le persone parlano al telefono molto accaldato, molto, incominciano vedete, nella faccia la modificano come se ci avessi di fronte la persona, sorride. Cioè, io partecipo col telefono come se stessi effettivamente parlando con l'altro, eppure l'altro non c'è. Capite che può sembrare, se uno guarda questa persona, dice, quello è pazzo. Se voi guardate una persona che telefona, sta da solo, fa tutte queste smorfie, eppure, ma questo ritorna sul discorso che dicevamo prima, che noi stiamo in questo momento lavorando con rappresentazioni diverse, con modellizzazioni diverse, ma lavoriamo anche con delle realtà che non sono più quelle di un tempo. Pensate al telefono, quando è stato introdotto, la stessa reazione che noi oggi abbiamo rispetto a degli strumenti tecnologici è rispetto al telefono. Poi abbiamo avuto la latitudine. Oggi il telefono è diventato trasparente. Cosa intendo per trasparente? Che quando io parlo al telefono, non penso di parlare al telefono, penso di parlare all'altra persona. È come quando io mi metto gli occhiali, io se ho gli occhiali così, non dico sto guardando le lenti, dico sto guardando voi. Cioè la tecnologia diventa trasparente dopo un po' di tempo e questo mi permette di utilizzarla in un modo completamente diverso e dipendere sempre meno dalla tecnologia. Le interazioni ormai in presenza sono tutte quelle che posso io condurre, che sono vere, che sono reali. Potrebbe essere falsa una relazione in presenza in cui non ci comprendiamo, e potrebbe essere molto più vera una comunicazione in Second Life in cui riesco ad esprimere quello che veramente intendo. Quindi modelli e rappresentazione. A che età iniziare a giocare con la rappresentazione? Siamo sicuri che il pensiero astratto inizi dopo i 10 anni? E i giochi di classificazione? Io penso che si inizia a giocare con le classificazioni. Vedete, scusate, si inizia a giocare con la rappresentazione. Ognuno gioca con la rappresentazione quando nasce. Non c'è un momento in cui non c'è bisogno del pensiero, quello che viene definito il pensiero astratto, e qui anche su compiacenti ci sono tutta una serie di cose che stanno modificandosi. Io penso che quando ognuno di chi ha avuto dei figli alla materna e questo figlio alla materna ha costruito il disegno di cos'è la propria famiglia, sono disegni bellissimi, quelle sono delle modellizzazioni, è come quel bambino si rappresenta la propria famiglia, non sono delle rappresentazioni reali, non è una fotografia, vede le figure più grandi, più piccole, che ridisegnano gli affetti e il modo con cui quel bambino vive la famiglia. Sono delle cose eccezionali, sono bellissimi quei disegni. Pensavo di portarveli proprio perché secondo me è importante questo. E quella è una rappresentazione. Ma non solo una rappresentazione, è una modellizzazione delle relazioni che quel bambino vive. Ed è una rappresentazione, una modellizzazione che astrae, che rende gli aspetti razionali ed emotivi della sua vita. E qui è un altro discorso, secondo me, una breve parentesi. Non possiamo più fare la differenza che facciamo un tempo tra razionale e emotivo. Ormai ci siamo accorti che l'emotività è il modo con cui il corpo rappresenta la propria razionalità. Se io ho paura, il mio corpo esprime la paura, l'emozione.
ma è un modo di esprimere una razionalità da parte del corpo. E quindi quando quel bambino rappresenta la propria famiglia razionalmente, emotivamente, è in realtà la stessa cosa. Il pensiero astratto incomincia quando rappresentiamo. È chiaro che una rappresentazione fatta con un disegno è diversa da una rappresentazione fatta con linguaggio. Questo dipende dall'età, ma anche quella è una rappresentazione, anche quella è una modellizzazione. E poi, se pensiamo ai giochi di classificazione, non sono delle forme di astrazione e di generalizzazione. Quando è che cominciano a classificare i bambini? E i primi giochi che fanno è quello di prendere gli oggetti e metterli insieme. I primi giochi che gli diamo sono quelli di inserire a 2-3 anni i vari oggetti. Dividono i triangoli, i rettangoli o altro, dividono gli animali da altri animali. Ma quello non è un pensiero astratto, non è già una modellizzazione. Generalizzano tutti gli oggetti gialli, tutti gli oggetti rossi e così via. Quindi capite che quando noi parliamo di modellizzazione e rappresentazione non stiamo parlando di pensiero alto, è un pensiero che ci riguarda tutti fin dai primi mesi di vita, e dobbiamo proprio essere quindi consapevoli di questo. Tenete anche conto della scrittura. La scrittura incomincia con gli scarabocchi. Qual è la forma di astrazione che assume lo scarabocchio per un bambino di 2-3 anni? Lui si rende conto, anche quando lo scrive, che lì c'è scritto qualcosa. Cioè ha capito il senso della scrittura. Non scrive, ma ha capito che la scrittura significa, per sintetizzare, un pensiero astratto. Fatevi raccontare da un bambino cosa significa quello scarabocchio, ed è bellissimo. A 3 anni gli dice: ecco, qui c'è scritto che ti voglio bene. Chiaramente non è scritto, però lui ha capito una cosa importantissima, che la scrittura è una rappresentazione della realtà. E questo è il primo passaggio. E questo è il primo passaggio qua per avere il desiderio a 6 anni di arrivare a scrivere. C'è un altro aspetto, lo dicevo prima, di questo rapporto tra logico ed emotivo. Quindi dell'emozione come sintesi del corpo. Passiamo al secondo punto che dicevo di voler affrontare. Che professionista sarà mio figlio? Ho scritto mio nipote perché volevo pensare pure a me, ma ho lasciato, non pensavo a questi giovani che stanno qui, quindi a che professionista sarete voi? Un tempo, quando io ero formato a essere un professionista che sapeva bene applicare delle leggi e dei principi. Se voi pensate al ragioniere di 40-50 anni fa, era uno che riusciva a fare i conti e i bilanci perfettamente. Quindi il professionista di un tempo era un professionista che era bravo a compiere perfettamente il suo lavoro. Oggi, invece, il professionista è colui che sa costruire strategie innovative per problemi innovativi. Cioè io sono un professionista oggi, non se applico bene le leggi, ma se riesco a costruire delle strategie nel contesto e nello specifico. Le conoscenze che ho sono strumenti per costruire soluzioni specifiche. Pensate alla scuola. Un tempo io conosco delle insegnanti, quando io andavo a scuola alle elementari, che avevano il quaderno degli appunti e riprendevano, ed erano bravissime, e riprendevano questo quaderno 5 anni dopo 5 anni. Non è una critica, erano bravissime, persone precise che, anzi, miglioravano in questo modo la loro professionalità, perché segnavano le cose che andavano e che non andavano. Fatelo oggi, con le classi che ogni 5 anni cambiano come cultura, cambiano come caratteristiche. Mi trovavo l'altro giorno in una classe elementare dove avevano 7-8 non persone non italiane che non parlavano ancora bene, quindi non parlavano già una lingua.
6 o 7 con problemi specifici di apprendimento e altri 6 o 7 che non avevano, che parlavano italiano tranquillamente e non avevano problemi specifici. Ora, posso andare con quel quadernino che mi ero costruito 5 anni prima? Qual è la mia vanità di insegnante? È quello di costruire nello specifico una strategia adatta a quella situazione. Ed è una strategia che magari nella classe accanto non funziona. Cioè il professionista che sono io oggi, che dovranno essere i nostri figli, i nostri nipoti, che dovranno essere loro domani, è un professionista che sa costruire in quel contesto le risposte adatte a quel contesto. E sono risposte che non potranno andare bene ad altri contesti. E formare un professionista del genere deve essere basato su acquisire, chiaramente, un bagaglio di conoscenze valido, una cassetta di attrezzi. Ma il problema non è la cassetta di attrezzi, è anche la capacità, la flessibilità a prendere lo strumento giusto al momento giusto. E questo lo fa al contesto, lo fa nel contesto, al momento. Allora noi dobbiamo capire che significa oggi andare in questa direzione. Deve essere anche un professionista riflessivo, che sa apprendere e sa capire come apprendere, perché se costruisce le soluzioni volta in volta sai lavorare. Deve saper modellizzare, perché per costruire una risposta a un dato contesto devo modellizzare quel contesto, devo saperlo descrivere, devo capire come è fatto, devo saper comunicare molto bene, perché ormai non lavoro più da solo, lavoro sempre in team, lavoro sempre in gruppo, lavoro sempre in una struttura comune e devo quindi saper lavorare in gruppo. Capite che formare oggi dei professionisti è diverso da formare dei professionisti ieri, e cerchiamo di capire anche quali competenze oggi sono più necessarie in te. Cosa sa fare oggi il professionista? Sa osservare la realtà e sa modellizzarla per costruire soluzioni complesse e innovative. Un tempo la modellizzazione me la davano all'università e quel modello io lo applicavo. Oggi il modello non me lo dà più la formazione, lo devo costruire io sul contesto. Questa è la vera trasformazione. Un tempo il modello era quello che io studiavo e elaboravo, oggi invece lo devo, e sono un professionista riflessivo, elaborarlo volta per volta nel contesto, e devo continuamente ritornare in questo rapporto teoria-prassi, perché la teoria non è un bagaglio che ho appreso una volta per tutti, ma che devo continuamente migliorare, approfondire per interpretare la realtà, ma è soprattutto anche una teoria che nasce dalla pratica che sto sviluppando. E allora il tablet. Io penso che il primo passaggio sia quello proprio di un concetto che è quello della ricorsività. Già abbiamo visto la ricorsività su diversi livelli, abbiamo detto che teoria e pratica deve essere un percorso ricorsivo, che non c'è prima la teoria e poi la pratica, ma che io continuamente passo dalla teoria alla pratica, pratica che riproduce teoria, che produce nuova pratica. Questo è un po' quel discorso che dicevamo, apprendere ad apprendere, è questa continua ricorsività che ormai devo elaborare come professionista del mondo d'oggi. Ma anche vedere a questo punto il digitale come un ponte molto interessante tra teoria e pratica. Perché per passare dalla teoria alla pratica devo modellizzare continuamente la realtà, devo rappresentarla. Cosa mi dà il digitale? La velocità di modellizzare la realtà, e mi permette di rendere veloce questo percorso tra pratica, teoria e nuovamente pratica. Quello che le tecnologie digitali mi permettono è di costruire questo ponte e anche quindi il mondo diventa la prima palestra per mettere in atto questo discorso. Capite che a questo punto, prima dicevo che non dobbiamo mettere in contrapposizione il reale con il virtuale, ora sto dicendo che non possiamo contrapporre il mondo in cui viviamo e la sua rappresentazione, perché se noi dobbiamo continuamente rendere circolare, ricorsivo questo rapporto tra teoria e pratica,
significa che non è che noi siamo o col digitale o col mondo. Non è che a un bambino di 3 anni o gioca nel campo o gioca col computer. Ma qui dobbiamo pensare a questa ricorsività continua tra queste diverse modalità di rappresentazione di vivere il reale. E quindi pensiamo alle applicazioni, a ciò che c'è sul tablet per modellizzare e per rappresentare. Cerchiamo un attimo di vedere che tipi di sintesi, di modelli possiamo pensare in questa direzione. Dicevo prima, attuare percorsi ricorsivi. Pensate semplicemente alla possibilità di vivere esperienze, ma poi riuscire a descrivere queste esperienze, rappresentare queste esperienze, sintetizzare queste esperienze. Molto spesso noi diciamo: basta con la televisione perché tiene lontano i nostri figli dalla realtà. Quello che invece noi dovremmo effettuare è l'opposto: riportarli nel reale, riportarli nel mondo di tutti i giorni, e anche a 3 anni giocare con la terra, giocare col mondo, ma giocare poi per poi rappresentare quello che stiamo facendo, raffigurarlo, fotografarlo, riorganizzare le nostre fotografie per poi ritornare a delle attività. Quando parlo di ricorsività, penso proprio a tutta una serie di modalità operative che dobbiamo sviluppare e effettuare giocando insieme ai piccoli, insieme a loro, proprio per velocizzare tutti questi passaggi dalla manipolazione del mondo alla rappresentazione del mondo, per poi migliorare la manipolazione del mondo. Io penso che noi abbiamo molte volte parlato, per esempio, del libro. Il libro ha senso a 3 anni se c'è qualcuno che lo legge, qualcuno che lo sa leggere, che lo sa animare, che lo sa vivere, che lo simula. La lettura del testo da solo non sarebbe niente per un bambino di 3 o 4 anni se non ci fosse qualcuno che lo legge. Io penso che anche a 3 o 4 anni il tablet ha senso se è uno strumento con cui giochiamo noi adulti con dei bambini. Non è qualcosa che sostituisce. Molto spesso lo vediamo come un modo per sostituire la realtà. Invece lo vedo, e pensiamo, e penso che dobbiamo vederlo, come uno strumento che permette di passare alla rappresentazione del reale, alla modellizzazione, ma questa avviene semplicemente se c'è un rapporto tra noi e i bambini insieme al tablet. È chiaro che qui dobbiamo anche capire a questo punto quali app utilizzare. Voi sapete, per i tablet ci sono un'infinità di app, e qui dobbiamo acquisire noi la capacità di analizzare i prodotti e capire quali privilegiare. Da quello che ho detto, quello che dobbiamo privilegiare è delle app che non isolino dal mondo, ma che permettano di elaborare ciò che il mondo ha, per proprio creare questa ricorsività. Sono delle app che permettono di rapportarsi alla nostra esperienza, o delle app che permettono al bambino di elaborare. Penso che il mondo delle app possa essere diviso in 2 settori: delle app che si impongono al bambino e delle app invece che diventano strumento di lavoro per noi. Non crea confusione. Allora, delle bambine, poveri bambini. Poveri bambini. Allora, mi sembra giusta questa osservazione e la affrontiamo subito. Con il bambino cosa chiediamo? Cioè, noi, quando il bambino va alla scuola materna, pensiamo a bambini di 3 anni, cosa fa il bambino alla materna? Fa delle esperienze e organizza queste esperienze. Cosa dobbiamo riuscire a fare? Pensate all'attività, cioè coltivano, fanno disegni, riflettono sulle questioni. Il ruolo principale della scuola dell'infanzia
è questa sistemazione di esperienze. Quello che noi dobbiamo fare, da un lato, è vedere se questa sistematizzazione di esperienze noi riusciamo a farla anche attraverso il tavolo. Può fare confusione? Può fare confusione. Ma il problema sta da noi saper scegliere delle app tali che non creino un aggravio cognitivo. Spesso ne parliamo e diciamo che a livello di conoscenza più sono i media con cui abbiamo a che fare, più alta è la conoscenza. Questo è falso. È falso perché ogni rappresentazione avvantaggia la conoscenza, ma è anche un problema. Perché ogni rappresentazione richiede a me di decodificare quella rappresentazione. Quindi devo avere gli strumenti di decodificazione che possono essere diventare un carico cognitivo. Devo essere io a scegliere qual è il carico cognitivo che deve essere adatto e che devo attivare. Io so che devo passare alle modellizzazioni. Non mi basta guardare il reale. Io devo rappresentare il reale. Devo modellizzarlo. Se voglio comprendere, devo generalizzare quello che vedo. Non mi basta sapere che quello è un fiore. Devo sapere qual è la storia di questo fiore, quali altri fiori ci sono simili. Nella scuola dell'infanzia lavoriamo molto spesso su queste generalizzazioni. Il problema è che devo costruire una generalizzazione che, come diceva la signora, non crei un carico cognitivo, che non mi introduca troppi elementi o che permetta di poter governare gli elementi che introduce. Io devo capire molto bene qual è il carico cognitivo che ogni nuova rappresentazione porta. Quindi in questo senso è importante capire quali app. Ma ritornando anche al discorso di prima, secondo me dividerei le app proprio in quelle che permettono di capire, di affrontare e rappresentare il mondo, da quelle che mi isolano dal mondo. O ancora di più, quelle che mi richiedono dei percorsi spesso deterministici. Stavo 3 anni fa in una scuola dell'infanzia e era stato dato a dei bambini un gioco in cui dovevano riconoscere, posizionare sopra, sotto, avanti, indietro, quelle tipiche schede che venivano fatte. Allora, all'inizio, entusiasti, dopo 2 minuti, e indovinavano pure, dopo 5 minuti neanche, sbagliavano tutto. La maestra era preoccupatissima, che succede? Mi sono avvicinato, mi chiesto, che erano 4 anni e mezzo, 5, perché? Dico, fai così, voglio vedere che succede, perché se sbagliavano applaudivano, se sbagliavano c'era una reazione. Cioè in pratica, siccome il gioco era troppo deterministico e dopo 2 minuti l'avevano capito, a quel punto si erano divertiti a forzare e a mandarlo nel modo sbagliato per capire cosa succedeva. E qual è il limite? È il determinismo del gioco, è il determinismo della scheda. Purtroppo oggi abbiamo moltissimi materiali di livello scarsissimo. Cioè il problema è che non c'è troppa ricerca in questa direzione e molti dei materiali e i giochi che vengono dati sono giochi che non permettono di elaborare il reale. Non sono delle sfide anche per questi bambini, ma sono dei giochi deterministici che dopo 3 secondi, giochi comportamentisti, che dopo 3 secondi sono loro stessi primi a risultare. Quindi il problema secondo me è capire come scegliere, e dipende da voi. Primo, quindi, questo è uno strumento da usare insieme a loro, non da affidare a loro per costruirci una nostra pausa, ma è un modo con cui noi giochiamo con loro per modellizzare e rappresentare il reale. La seconda questione è che molte dei giochi o delle attività che gli vengono proposte non tutte sono valide. A quel punto però la colpa non è del tablet. Io posso andare anche in libreria e trovare un libro schifoso. Io posso trovare qualsiasi cosa, non è il libro che è sbagliato, è il tipo di libro, è il tipo, quindi in questo caso, di applicazione.
E qui dobbiamo invece crescere tutti come educatori, genitori, nonni, nella capacità di scegliere. Perché scelgo quell'applicazione? Perché scelgo quel gioco? Ma questo problema ce l'abbiamo anche quando andiamo a comprare un gioco fisico. Non è che tutti i giochi vanno bene. Sappiamo benissimo che ogni gioco ha anche una modellizzazione. Ogni gioco ha dei valori. Ogni gioco ha una rappresentazione. Comprare una pistola con giocattolo o un'altra questione ha un senso. Non è la stessa cosa. Ugualmente, secondo me, dobbiamo comprendere, implementare le nostre competenze nel scegliere e nel selezionare le applicazioni. I due parametri principali sono: questo gioco isola dal reale o è un ponte per conoscere, quindi connette il reale alla rappresentazione, alla modellizzazione, e mi permette magari dalla modellizzazione a ritornare al reale. La seconda questione è quella che dicevo appunto un attimo fa, è come influisce questa applicazione che modelli cognitivi ci sono? Sono modelli comportamentisti che mi chiedono di eseguire meccanicamente un'azione o mi permettono una rielaborazione? Questi secondo me sono i due parametri principali che dovremmo adottare nella selezione. Passo al secondo punto e poi mi fermo così discutiamo, e sono quello degli organizzatori grafici. Un altro elemento di molte applicazioni è quello di che queste mi permettono di organizzare graficamente la realtà, e quindi anche in questo modo mi permettono di riflettere e comprendere il mondo. Ho su quest'altro computer, ma se ve lo riuscite a immaginare, penso che posso fare a meno di collegare queste immagini. Ho delle immagini del Corriere della Sera del 1900, degli inizi del 1900, e delle la prima pagina della Repubblica di questa settimana. Qual è la diversità tra queste due pagine? Quale pensate sia la diversità? Allora, la parte immagini, colori, com'è la parte grafica del Corriere della Sera all'inizio secolo, all'inizio del secolo scorso? Ma il linguaggio è importante. Il linguaggio è differente. Io vedo lassù grafiche, organiche, io non conosco, non mi piace l'inglese. Allora, la lingua italiana è la lingua più bella del mondo, semplice. Come si scrive, si legge. Allora io dico, poveri bambini, nel senso che ogni persona, anche bambina, sì, ha una sua maturazione. Certo. Ha una visione del mondo. Io ero tutta sentimento da piccola. Cosa ne capivano le mie maestre di me, dei miei sentimenti? Spero che abbiano capito. No, non capivano, non sapevano. Per cui io sono maturata tardi. Capirà se noi mettiamo il computer in queste menti, per me. Lei parlava dell'inglese. Io penso che, certo, il problema che io penso anche a questi giovani, cioè molti di questi ragazzi vivranno oggi un periodo in Italia, un periodo all'estero, dovranno viaggiare, dovranno comunicare, ed è bene che la lingua la apprendano fin da piccoli. Io non sono un fanatico, mi scuso di aver messo un titolo in inglese, l'ho messo in inglese, mi scuso, l'ho messo solo perché proprio ieri ho fatto una chat con una mia collega inglese e mi è piaciuto questa cosa, che lei ha detto che questo era il senso di quello che stavo facendo. E allora potrebbe essere scritto in italiano, potrebbe essere tranquillamente due parole, è lo stesso anche su YouTube. Il problema secondo me non è questo, il problema però penso che io credo che oggi conoscere anche più lingue, non perché questo significa non conoscere l'italiano, conoscere più lingue significa dare quegli strumenti per poter operare nel mondo di oggi. Qua, io penso che i nostri ragazzi spero possano trovare lavoro in Italia, ma anche se troveranno lavoro in Italia dovranno avere rapporti con persone di tutto il mondo e dovranno avere necessità di rapportarsi e stare di venire all'estero. Ormai dovranno essere le persone che parlano almeno, oltre all'italiano perfetto, anche l'inglese perfetto e forse un'altra lingua.
perché magari noi parliamo ora di inglese, può essere che quando loro saranno più grandi il cinese sarà più importante dell'inglese, e i cinesi non imparano, non hanno amore per l'inglese. Abbiamo diversi cinesi, la maggioranza vogliono parlare con noi in italiano e in cinese, per cui sarà importante. Ma la cosa che comunque non ci porta la prima questione, esatto, sì. Io penso che noi per esempio abbiamo delle difficoltà ad apprendere la lingua, e questo forse anche per la struttura della lingua o anche il modo con cui certi percorsi sono stati fatti. Ma penso che questo sia uno dei primi aspetti di rete che noi dobbiamo tener conto. E andando avanti su questo discorso, il Corriere della Sera, come diceva la signora, ha un linguaggio diverso da quello che c'è oggi. Tenete conto che il primo numero del Corriere della Sera, la prima pagina, aveva solo tre articoli. Un articolo a due. La parte destra, l'articolo di fondo, e un articolo lunghissimo di tutto il resto della pagina. Due articoli. Se prendete la Repubblica di oggi, ci sono contato sulla ventina di articoli. Titolo 4-5 righe. Io chiedo semplicemente questo: che competenze deve avere il lettore per quella pagina del Corriere e che competenze deve avere oggi il lettore per la pagina della Repubblica? Sono competenze differenti. La competenza da allora era quella di riuscire a leggere l'articolo, interpretarlo e analizzarlo. Oggi che la competenza serve, perché poi dopo all'interno c'ho l'articolo e devo saperlo leggere. Ma accanto a quello, chi si trova di fronte la prima pagina della Repubblica deve costruire una rete tra quelle 20 informazioni, deve saper scegliere. Quello che aveva invece il Corriere della Sera non sceglieva, leggeva l'articolo. Oggi tu devi scegliere, perché non puoi leggere immediatamente 20 contemporaneamente, ma devi anche capire, e questo lo devi far tu, non te lo fa più la Repubblica o il Corriere della Sera. Qual è la rete tra tutta questa serie di 20 notizie? Non sono notizie a caso. Controllate bene come sono assemblate a zona. Voi dovete avere la competenza, voi, di costruire la rete tra tutte queste notizie e elaborare voi il giornale. Voi dovete essere il professionista che interpreta. Allora dovete analizzare e comprendere quello che c'era scritto. Oggi si chiede, uno, di saper leggere, perché quell'articolo devo leggerlo fino in fondo e capirlo. Due, di costruire io il giornale, perché devo costruire io il senso di quei 20 articoli. Qual è la rete? Come la costruisco la rete tra tutte queste notizie? Ma andando a esempi molto più semplici, pensate al telegiornale degli anni 50. Bianco e nero, il mezzo busto del telegiornale che parlava e raccontava le cose. Bastava stare a sentire. Qual è il telegiornale di oggi? Lui parla e dice delle cose, contemporaneamente vanno delle immagini, contemporaneamente sotto mi scorrono i titoli, e i titoli non sono rispetto a quello che sta dicendo. E io cosa faccio? Una cosa alla volta? No, tutti noi stiamo a sentire, guardiamo. Cioè, noi dobbiamo essere dei professionisti che costruiscono un'interpretazione della notizia. Allora, questo discorso di rete sta diventando fondamentale, è la struttura della conoscenza oggi. Io non dico che questo sia un bene o un male, è così. È così perché la complessità di oggi ha posto il fatto che ci sono tantissime notizie e non possono essere ridotte in una unica struttura testuale, l'unico articolo che c'è in prima pagina. Se il mondo è così complesso, ma è complesso come è complessa la nostra, come sono complesse le nostre classi, che contengono tante culture diverse. Quando andavo a scuola, eravamo tutti con una cultura e con una modalità molto più compatta. Ma non solo, eravamo persone che stavano insieme a scuola, giocavano nel campo sportivo sotto casa, stavano insieme tutti i giorni, la cultura era la stessa, e la cultura era
controllata anche socialmente, perché c'eravamo gli anziani che stavano vicino a noi e ci proteggevano. Oggi un bambino, un ragazzo di 7-8 anni vive quanti ambienti, quanti mondi? Mondo della scuola, poi il mondo della cucina, poi il mondo della musica, poi il mondo del corso d'inglese, poi il mondo del catechismo, poi il mondo dell'azione cattolica, poi il mondo degli scout. Ognuno di questi mondi ha dei linguaggi, delle culture, dei valori differenti. Prima parlavo del professionista che deve sapere interpretare, ma questo ragazzo di 7-8 anni deve lui ricostruirci un senso della propria identità, chiaramente aiutato con la famiglia. La famiglia deve aiutarla a costruire un'interpretazione di questo mondo differente. O cambia modo, cambia testa, il giorno sta a scuola con una testa e la sera sta in discoteca con un'altra testa ed è scisso, o ricostruisce una sua identità, ma non è un'identità lineare, è un'identità a rete, perché ognuno di questi mondi ha dei linguaggi diversi. Quelli che usa l'allenatore di calcio se fa sport è diverso dal linguaggio che usa l'insegnante a scuola. La scuola deve riuscire anche a favorire la costruzione di una rete insieme alla famiglia. La famiglia e la scuola penso che siano le due istituzioni che in questo momento devono aiutare questa crescita che sia coerente. Ma in questo mondo qua, quindi, se lui deve costruire una rete, deve essere abituato a lavorare, a rappresentare, a costruire reti. Quando io parlo della seconda finalità importante del lavorare anche con i tanto altro è per costruire delle reti che possono connettere diverse, abituarsi a connettersi la diversità, abituarsi a leggere la Repubblica con tutte le sue, o il Corriere della Sera o quel giornale che è, con tutti i suoi messaggi, e costruire una rete che dia significato. Cioè questo è quello che mi si chiede, che si chiede oggi alla competenza che si chiede che venga data ai cittadini che vivono in questo contesto. E domani sarà sempre più complessa. Non penso che riusciamo a togliere le complessità. È una complessità, ripeto, che è culturale, che è l'aria che respiriamo. Un giovane oggi lavora su tanti stati, su tante realtà, viaggia, comunica, o anche se sta dentro casa, comunica. Ci sono tutti i problemi. Questo, sono d'accordo, può creare anche confusione. Ma come eliminiamo la confusione di cui parlava il Signore? Noi possiamo eliminare in due modi la confusione. O cancellare la complessità. Chiudo un bambino in una stanza, il mondo diventa di un solo colore. Non posso andare avanti a scuola perché è già troppo complesso, ci sono troppe culture che dialogano. Oppure devo fare in modo che acquisisca le competenze per affrontare la complessità. Devo fare in modo che la complessità non diventi caos. Questo è il problema, è vero. La complessità può trasformarsi in caos. Qual è il problema di molti giovani ragazzi nella scuola? È proprio che non riescono ad affrontare la complessità. Molte delle difficoltà dell'apprendimento sono proprio qua. I disturbi, oggi parliamo tanto dei VES, i disturbi di apprendimento nascono dall'incapacità di gestire la complessità. Non so chi di voi ha visto ultimamente come sono i sussidiari di oggi. I miei vecchi sussidiari presentavano pagine, discorsi strutturati. Oggi è un casino un sussidiario fatta a nuvolette. Se lo studente non ha gli strumenti per connettere e costruire una rete, si perde. Cioè la signora ha ragione, c'è il caos, è possibile il caos. Ci vuole il senso critico. Ci vuole il senso critico, ma ci vuole anche la capacità di elaborare il caos e dominare il caos. Come lo domino il caos? Eliminandolo? No. Costruendo delle reti specifiche che connettano la diversità e riescono a dare senso. Devo io padroneggiare questo caos? Questa è un po' la sintesi
che volevo, perché adesso direi ho dialogato con la signora, ma vorrei un attimo di tempo anche per dibattere. No, io non intervengo più, ho detto tutto. No, no, ma è stato utilissimo, la ringrazio. Allora, no, apriamo il dibattito. Apriamo il dibattito, ripristiniamo quest'altro microfono in maniera tale che si possano fare gli interventi anche dal pubblico. No, volevo solamente dire che io ho due figli, di cui uno più grande e uno più piccolo, e i cambiamenti sono talmente veloci che il figlio piccolo usa il tablet, il figlio grande non lo usa. Già nel giro di, non parliamo di una generazione, parliamo di 5 anni, c'è una grossissima differenza, perché questa coscienza della complessità che loro hanno, a differenza di noi, porta anche a leggere continuamente quelle che sono le regole che valgono all'interno dei rapporti anche nei gruppi di pari e così via. Certo. E credo, giustamente come dice lei, che queste competenze, noi spesso diciamo che questi ragazzi mancano le regole, in realtà non è il problema che mancano le regole tra quello che chiediamo noi genitori, il problema è che devono essere molto bravi a connettere le regole, cioè a connettere le esperienze che loro fanno e a connettere all'interno di processi, le regole all'interno di processi di socializzazione che sono diversissimi da quelli che abbiamo noi. Cioè loro usano le tecnologie veramente trasparenti, nel senso che usano le tecnologie per andare a mangiare la pizza. Esatto. Quella è la capacità di connettere le regole, di connettere le varie forme di socializzazione. Loro, la regola, io abitavo in certe zone, la regola era comune, era chiara, era unica, era uguale, condivisa. Qui dobbiamo riuscire a capire che coerenza diamo vivendo ambienti che continuamente cambiano nell'arco della giornata stessa. E dobbiamo in questo modo, non è più la regola facile da applicare, è ricostruire il senso, il perché delle cose e trovare la regola come diceva il professore. Professore, posso? Certo. Ha detto cose molto interessanti, però io mi faccio delle domande in merito. Presso la Biblioteca Vaticana ci sono 7 codici del canzoniere del Petrarca. Ora, lei pensa che se il Petrarca avesse avuto in mano un computer o un tablet, forse noi oggi potremmo, diciamo, godere del fatto che possiamo andare a compulsare i 7 codici che si trovano nella Biblioteca Vaticana? Perché io penso che se c'è oggi, in questi tempi, un poeta che abbia le capacità intellettuali e poetiche del Petrarca, non è che va a scrivere 7 codici e a copiarli come ha fatto lui. Ma quando non gli piace una parola, la cancella e non appare più, non si vede più. Lei pensi andare a vedere il manoscritto dell'Infinito di Lopà? Stavo pensando a quello. Quante cancellazioni, quante cancellature ci sono? E a studiare approfonditamente questa lirica ci dice lo sforzo mentale che ha compiuto Lopà per creare quel piccolo capolavoro. Questa è un'osservazione. Quindi oggi, diciamo, gli strumenti moderni, oltre che a creare, penso alle persone a una certa età, della confusione, non certo ai bambini, perché poi ci... Potrebbe, bisogna stiamo attenti anche a quello. Però sono strumenti che velocizzano l'apprendimento e in maniera, direi, abbastanza superficiale. Allora, lei ha parlato, e poi un'altra osservazione, lei ha parlato della complessità del mondo di oggi. Dante Alighieri conosceva la cultura del suo tempo, quindi italiana, diciamo, in senso generale, la cultura occitanica, cioè quella francese, la cultura araba, la cultura greco-latina, quindi un mondo veramente complesso, no? Dal punto di vista con cui lei ha presentato tutta la questione.
e con queste diverse culture è riuscito, grazie al suo genio ovviamente, non tutti potevano farlo ai suoi tempi, nemmeno oggi, ma è riuscito a creare un capolavoro così ben architettato, così ben organizzato, io sfido chiunque di oggi a fare una cosa analoga. Grazie. Ma io penso, facciamo altre domande, poi di tanto rispondo a questa. Mi sembra molto interessante, vorrei, io penso che la risposta sia data da solo. Oggi nessuno scriverebbe la linea con me. Il problema è che infatti è la linea comune è frutto del suo tempo e del suo mondo. Le metafore che usava Dante erano metafore che secondo noi non riusciamo neanche a capire fino in fondo. Io amo follemente quell'opera e quindi mi piace, però sono sicuro che il modo con cui la leggo io la linea comune è diverso dal modo con cui la leggeva un cittadino del 300. E ritornando alla Divina Commedia, pensiamo però a che struttura grafica o mentale era di un'unità cesare. Oggi è pensabile, non voglio fare paragoni, penso che non ci sia nessuno oggi che possa essere messo a quel livello. Oggi siamo diversi, non facciamo più quelle cose, non sappiamo farle. Però se penso a un autore che nel passato ha costruito delle architetture interessanti, penso alla biblioteca di Davene, ma non voglio fare paragoni, non dico che è allo stesso livello, per capire come oggi la complessità viene rappresentata. Abbiamo oggi, pensiamo a Calvino, pensiamo alle opere diverse, per esempio l'aspetto di come i vari elementi sono strutturati in un'opera come quella di Calvino, che tiene conto di una diversità di diverse chiavi di lettura che io posso avere della stessa struttura, leggere a frammenti. L'opera di Calvino è un'opera per frammenti. Io devo ricostruirla e posso ricostruirla attraverso vari percorsi. Io penso che quel discorso che abbiamo fatto sulle reti prima è un discorso che vale anche per la scrittura di oggi. Oggi è una scrittura che si basa molto di più sulle reti, sui frammenti. È un bene o un male? Secondo me rispecchia più quello che siamo noi oggi. Oggi l'opera di Petrarca, che a me piace molto, la rileggo, come quando lei ha parlato, quando stava dicendo, no? I vari codici, io pensavo immediatamente alla biblioteca Recanati delle Guardie e all'infinito con tutte le sue correzioni in cui colgo tutte le modalità operative. Ma è possibile oggi avere questo? Se io per esempio lavoro molto spesso con gli studenti, con degli studenti che tracciano il percorso e tutte le revisioni. Lavorare sulle revisioni è un lavoro molto interessante. Se lei pensa a strumenti tipo Wikipedia, se io anche cambio da un'edizione a una pagina all'altra, cambio una virgola, mi mantiene tutte le versioni e riesco a capire come lo studente sta elaborando e il processo che ha messo in atto. Quindi penso che su questo piano i nostri strumenti siano addirittura più precisi e tracciano tutto il processo. Anzi, questo è molto interessante proprio perché mi permettono di capire come evolve il lavoro. Se io trovo, non so, molti di noi lavorano in Drive mi traccia tutte le edizioni, tutte le revisioni, non mi perdo nulla. Sulla questione del processo, secondo me, siamo più attenti oggi che allora. Allora erano più attenti al prodotto finale, alla qualità del prodotto finale. E se posso parlare di revisioni, posso parlarne in pochi casi. Pensa alle guardie, perché sono stati mantenuti dei manoscritti, penso ad esempio che faceva lei, ma poi oggi invece lavoriamo molto di più, non solo sul processo invece che sul prodotto, perché dobbiamo essere capaci a risolvere delle situazioni, quindi a costruire delle soluzioni strategiche nei problemi complessi che abbiamo, ma perché proprio il digitale ci permette di tracciare
in modo molto approfondito il processo. E sulla questione del processo, secondo me, con Drive e con altri strumenti, riusciamo a avere dei valori aggiunti che permettono di focalizzare l'attenzione nostra, anche parlo per esempio a livello scolastico, non solo sul prodotto finale, ma sul processo che ha portato. Lavorare sul processo è molto importante, perché molto spesso se io sto correggendo in matematica un problema, non mi basta dire che il risultato è sbagliato, devo capire perché è sbagliato, e capire il processo diventa fondamentale. Quindi quell'attenzione che legge al processo mi sembra interessante, ed è qualcosa secondo me che oggi stiamo valorizzando molto con gli strumenti che abbiamo, e quindi abbiamo recuperato rispetto al passato delle cose. Sì, grazie. Io volevo dire che la realtà è questa, che ci piaccia o no. Certo, per le persone di una certa età gestire questa complessità del reale e tutte le varie modernizzazioni e rappresentazioni è veramente un c'è il rischio di perdersi. Ma la mia paura, soprattutto fra le tante paure, è data dalla velocità della rappresentazione. Io questo processo di velocizzazione in tutti i campi, che oramai sta diventando quasi delirante, io lo temo proprio non per il disagio che crea le vecchie generazioni, ma per uno stato di incapacità di riflessione, di meditazione, di avere dei tempi umani necessari per apprendere, per riflettere riguardo alle nuove generazioni. Ecco, grazie. Allora, non per essere, come dire, ruffiano nei suoi confronti sulla parola in modo un po' così, ma io sono molto d'accordo e dirò anche in che senso. Prima c'era una slide che non ho affrontato, quella sul pensiero lento e il pensiero veloce. E penso che sia importante, tra le varie ricorsività che noi abbiamo, saper controllare il pensiero lento e il pensiero veloce. Qual è il pensiero veloce? Il pensiero è quel pensiero che ci permette di non andare a sbattere quando guidiamo. Cioè, se vedo qualcuno che mi attraversa la strada, devo riuscire a frenare immediatamente. Non è che dico che comincio a ragionare, a riflettere, forse è il caso di frenare o non frenare. Per quando ragionate, già ho frenato. Cercate, ma anche su questo ha fatto un testo bellissimo, secondo me, proprio per mettere in confronto come noi abbiamo contemporaneamente sia il pensiero veloce che il pensiero lento. Ci sono altre situazioni invece in cui la riflessione è fondamentale. E la riflessione ha bisogno di tempo. Il tempo è l'elemento fondamentale, due questioni, anzi, una è il tempo, l'altra è una competenza a sapersi distanziare. Cioè, qual è il professionista riflessivo di cui parlavamo prima? Un professionista che sa guardare se stesso che agisce. Dobbiamo essere abbastanza rapidi mentre agiamo, ma dobbiamo avere gli tempi del distanziamento che ci permettono di capire cosa stiamo facendo e dove stiamo andando. E qua, e in questo modo è anche l'unico per costruire una professionalità, perché la professionalità che dicevo prima è una professionalità che deve essere, a cui dobbiamo dare fuoco, da dare legna all'ardere continuamente. E come diamo legna all'ardere alla professionalità? Distanziandoci e guardando quello che stiamo facendo, riflettendo. Attualmente c'è anche all'interno della scuola un movimento della lentezza, e sta andando avanti da un suo successo, perché penso che la scuola debba dare anche il tempo della lentezza. Io penso che gli strumenti digitali possono assumere tutte e due le funzioni, quello di accelerare certi momenti e rallentarne delle altre. Cosa accelerano? Velocizzano i processi di rappresentazione. Cioè, tra una rappresentazione e l'altra posso averla velocemente. Scatto la foto, ce l'ho e la uso. Cosa rallentano? Perché mi ampliano gli spazi di riflessività. Spazi di riflessività in cui io devo distanziarmi da quello che sto facendo per capire. Perché io quando gioco quella foto non ho finito lì. Devo interpretarla. Devo magari descriverla. Devo comprendere le caratteristiche che ha. Quindi, in un certo senso, il velocizzare certi momenti ha permesso di rallentarne delle altre. È chiaro che qui, secondo me, è anche una competenza che uno deve acquisire. Molto spesso
l'attività con gli strumenti diventa fine a se stessa, e allora solo la fuga, ma in quel caso non è la fuga verso la velocità, è la paura da noi stessi, è la paura di noi stessi, è la paura di pensare a cosa stiamo diventando, a che identità stiamo costruendo. Questo legame tra il doppio livello è fondamentale. Io ritorno, per me la parola chiave è ricorsività, l'ho detta tante volte questa sera, ma anche tra velocità e lentezza. E anche qui Calvino certe cose ce le aveva date proprio su questo elemento. E dobbiamo essere noi però a ricostruire dei percorsi. Percorsi che hanno delle fasi di velocità che mi permettono di elaborare e poi distanziarmi, per poi ritornare a immergermi nella realtà. La ricorsività tra immersione e distanziamento diventa fondamentale come processo proprio di riflessione e di elaborazione, ma anche la velocità poi di decidere, di elaborare, di realizzare quel ponte tra le varie rappresentazioni che poi è l'elemento su cui poi vado a riflettere. Io penso che questa circolarità vada compresa, ma vada anche praticata nella scuola, va praticata. È praticata, insegnate la vera vissuta, cioè non posso insegnarla, posso viverla e farla vivere. Il gusto di una lettura, come veniva detto prima, cioè quell'opera va letta, è qualcosa che deve avere i suoi tempi, che deve entrare, in cui deve entrare nel mio corpo, e ha bisogno di te, e l'apprendimento ha bisogno di te. L'altro problema che noi oggi stiamo parlando, della velocità anche come quantità. Devo imparare tante cose, devo far veloce. In realtà poi ci accorgiamo che sono tutti appiccicatici. Ma quando parlavo delle 20 informazioni della Repubblica, lì abbiamo due strade. O le leggo tutte e 20, me le imparo tutte e 20, oppure costruisco una rete che sintetizza e che mi permette, nel distanziamento con cui la guardo, di acquistare quella tranquillità che mi permette di controllare questa diversità. Cioè questa seconda strada non è tanto quello che io devo prendere tutte e 20 le questioni e impararle e connetterle. E quando ciò invece, molto spesso, perché la questione della velocità è accoppiata alla quantità, l'informazione, e anche lì arriva il caos. La troppa informazione mi fa caos e io devo invece dominarla. Ma come la domino? Eliminando l'informazione? No, costruendo una rete che dà senso, che io devo costruire, che mi permette di interpretare quella data complessità. Bene, grazie. Professore, io la ringrazio per queste osservazioni. Bisognerebbe formare un gruppo di lavoro successivo a questa conferenza. Domande effettivamente, più che domande, interrogativi, dubbi anche, per esempio, nel mondo della scuola, ovviamente l'uso, a mio avviso, prodigioso delle tecnologie, però apre il fianco a tutta una serie di considerazioni, non ultime considerazioni, ma cioè, le competenze valoriali da due, il problema è tutto chiaramente, cioè se non vogliamo uno spezzettamento in una società già di per sé altrimenti fragmentarizzata, è necessario che vi siano ragionare sulle competenze valoriali dell'uomo. Lei senz'altro saprà che è uscito un libro recentemente di Gardner, Le virtù dell'ultimesimo secolo, perché tecnologia e, chiamiamolo come umanesimo, vadano di pari passo. Quale virtù ci suggerisce? Rispondo subito perché riferimento capace è molto interessante, ma contemporaneamente c'è stato tutto un lavoro sulla complessità dagli anni 80 a oggi che si è focalizzato proprio sul rapporto tra umanesimo e tecnologia. Pensa a Fukuyama. Cioè il lavoro sulla complessità è stato un lavoro che ha superato la divisione cartesiana tra pensiero forte e pensiero debole. Cioè quello che ha detto lei è perfettamente in sintonia con tutto il discorso sulla complessità. Oggi la complessità, gli studi sulla biologia dei Gaetano, porta proprio a questo, alla necessità di un recupero del pensiero umanista, o meglio, a un nuovo dialogo. Il titolo di Prigogine è La nuova alleanza. E qual è l'alleanza? L'alleanza proprio tra
il pensiero scientifico e il pensiero umanista, tra logiche che a un tempo sembravano contrapposte. Oggi invece abbiamo capito che la complessità noi la recuperiamo proprio recuperando il pensiero umanista. La tecnologia non è il pensiero forte, non è la scienza dura, è qualcosa che viviamo. Diciamo all'inizio, la prima tecnologia è stata la scrittura. Petrarca era un tecnologo, dominava la lingua, Dante ancora di più. Tecnologia come capacità di organizzare, come capacità di padroneggiare, di costruire delle strutture complesse. Rispetto agli anni della linearità del determinismo, quindi del 700-800, oggi proprio è questa nuova alleanza quello che caratterizza maggiormente, e questa nuova alleanza diventa uno strumento importante. Ora, andare a tradurlo praticamente penso che sia, come dire, dovremmo vederlo proprio nello specifico, però nel momento in cui noi riteniamo che il professionista di oggi è un professionista che elabora delle soluzioni, è anche un professionista che vede dei valori, che ha dei valori forti. Cioè non posso elaborare delle soluzioni senza capire il senso che hanno. Mentre un tempo elaborare queste soluzioni poteva essere un atto meccanico, più lineare, che non teneva conto di valori, oggi nel momento che costruisco delle strategie non posso non tenere conto del senso che hanno queste cose. E l'aspetto valoriale diventa fondante per un professionista, molto più di un tempo. Pensate anche a tutto il dibattito che c'è stato sul senso di come cambiare il mondo del lavoro. Al tempo nel periodismo la caratteristica principale era che chi andava a lavorare doveva lasciare se stesso fuori dalla fabbrica. Quando entrava doveva essere libero, doveva essere pensare solo al lavoro. Oggi la cosa è completamente rovesciata. Anzi, si chiede a chi lavora di portare se stesso. Quello è il valore aggiunto. Allora, se è questo, se porta se stesso con tutti i suoi valori, con tutte le sue idee, con tutta la sua capacità di innovare. E poi c'è l'altro posto per cui lavoriamo 24 ore al giorno, perché se portiamo noi stessi nel mondo del lavoro non c'è più rottura e c'è quel problema. Ma capite la diversità che c'è? Cioè, se io prima lasciavo me stesso con i miei valori fuori della fabbrica, oggi entro con me stesso, con tutto. D'altronde pensiamo, uno che insegna, se non porta se stesso in tutta la sua complessità, ma qualsiasi lavoro andiamo a fare, se oggi dobbiamo essere progettisti che danno un senso al problema e risolvono quel problema e hanno la capacità di risolverlo, o c'entrano con tutta la propria fantasia, con tutta la propria creatività, con tutti i propri valori, oppure falliscono. Quindi questo aspetto sui valori mi sembra che sia pregnante. Però che uno non dia tutto se stesso finalizzato al mercato. Ecco, perché potrebbe essere. Io ho parlato lavoro. Potrebbe essere. Ho parlato lavoro. Professionista. Sì. Non parla di uomo. Sembra quasi che si tirare a formare il professionista piuttosto che l'uomo che diventa anche professionista. Io parlo di solito di identità personale e professionale. Ognuno di noi ha questa doppia faccia che deve però dialogare fortemente. Quando parlavo adesso dicevo che uno deve entrare con i propri valori, sono i propri valori di uomo. L'uomo e poi diventa professionista. Sono tutte le due cose. Io penso che le due cose non siano così contrapposte. Io mi formo, nel lavoro io mi formo anche come persona e molti dei miei valori li acquisisco anche nella pratica quotidiana. Cioè io mentre sto con i miei ragazzi che insegno, la mia modalità di essere persona anche lì si arricchisce. E se il lavoro è una modalità di realizzazione personale, non la vedo questa scissione tra il mondo del lavoro e il mondo fuori del lavoro. È chiaro che non deve essere finalizzata al mercato, ed è un'altra cosa, ma il lavoro non è anche un modo di realizzarsi e di esprimersi. È chiaro che non possiamo solo vederci come lavoratori, siamo qualcosa di molto più complesso, e per questo
parlo di identità professionale e personale, però anche la mia professionalità arricchisce la mia identità e c'è sempre anche qui ricorsività, cioè io mi formo nel lavoro e in quello che faccio e credo. Questo è giustissimo, però non porti come esempio l'insegnamento che è un lavoro tutto particolare. Lei pensi un broker di borsa, se è più uomo o più macchina che produce in quel momento. Io ho paura della finanza, perché oggi tutti i giovani studiano finanza. No, tutti. Cosa? Quasi. No, tutti. Cosa vuol dire che solo la finanza può avere uno sviluppo? Io volevo dire proprio per questa qua, che cioè a me spaventa proprio il troppo di tutto, cioè troppo, tutto sta diventando tutto meccanico, e tutto stiamo diventando le macchine, e anche a scuola, io sono un insegnante, sono cucina per questo, cioè per me l'aspetto più importante è l'aspetto umano, non sta scomparendo in tutti i campi. Io ho un'esperienza di insegnamento dall'asilo nido alla scuola media e la cosa più bella che mi è rimasta è proprio il rapporto interpersonale umano, e la cosa che mi rimane, che ancora a distanza di tempo rimane con gli alunni che ho avuto, cosa che si sta perdendo, e perché lo scorso anno già ti sei obbligata a solo prima di tutto viene la tecnologia, ogni cosa, ogni persona è un mondo, sta diventando ogni cosa, io beh, perché ho accettato tutto, accetto il progresso e ben bella, però purtroppo noi italiani non sappiamo trovare la via di mezzo, non sappiamo, io dico, non si può rifiutare tutto il patrimonio che abbiamo, storico, culturale, dei nostri poeti, dei nostri scrittori, allora una via di mezzo, ma ritroviamo anche un po' la pena, per esempio, di colleghi, il libro, abbiamo qualche volta, non solo, comunichiamo solo attraverso uno schermo. Ragazzi, io tomo per me, ci sto su Facebook, ma per caso, però ritroviamo il rapporto a quattro occhi, cerchiamo di incontrarci personalmente, lo stiamo perdendo in tutto. Prima di lasciare la parola al professore che chiuderà l'incontro, vi dico una cosa soltanto, poi la lascio chiudere e così chiudiamo in bellezza, non con le mie parole ma con le sue. Non a caso, e non per merito di chi vi parla, ma per merito di chi ha progettato il ciclo di incontri, nel prossimo incontro, che sarà il 13 aprile, il professor Givone ci parlerà proprio della possibilità di un nuovo umanesimo. Quindi, diciamo, come si direbbe volgarmente, cada a fagiolo, e vedremo anche quali possono essere delle risposte rispetto a queste che sono i dubbi che sono venuti in evidenza dalle ultime domande. Lascio la parola al professore che chiuderà l'incontro di oggi. Molto velocemente chiudo con questi discorsi. Purtroppo a scuola non ci sono le tecnologie. Cioè, se a scuola riuscissimo ad avere un uso corretto e decente delle tecnologie, forse qualcosa potrebbe anche migliorare. Oggi ancora abbiamo un basso impatto. L'altro problema è che quando ci sono non sempre sono utilizzate bene. Io conosco infiniti lime che sono anche a cuffie, che sono impolverate e non vengono utilizzate. L'altro discorso è che, secondo me, molto spesso le tecnologie vengono usate come strumenti per accattivare. Sì, perché piacciono agli studenti. Cioè, secondo me, sono usate poco e male. Male nel senso che non vengono utilizzati come organizzatori per passare tra attività diverse. Vengono viste come momenti isolate, non costruendo dei conti. Io penso che oggi dobbiamo usare tutti gli strumenti, dalla penna al quaderno, al libro, a questi bellissimi libri. Dobbiamo riuscire anche a ravvivare, specialmente nella scuola dell'infanzia, ma lo porterei anche più avanti, tutta l'attività di manualità, di operatività, aperto. Sono tutte questioni che vanno tutte valorizzate. Quello che dobbiamo fare, ma pensavo che fosse il senso di quello che ho detto, è che in questo ciclo possiamo inserire anche il tavolo. Possiamo inserire anche strumenti che permettono di organizzare queste varie modalità operative. Non quindi isolarle, non cancellarne alcune. O riusciamo a costruire un ciclo
in cui questa capacità di competenze nuove vengono arricchite, questa capacità di arricchire, di costruire delle reti viene arricchita, oppure abbiamo perso comunque, sia che facciamo solo manualità, sia che siamo solitari. Grazie.